Bentornati ragazzi a questa puntata di BTC. Oggi giocheremo a Resident Evil 2, gioco che porteremo avanti in contemporanea con Minecraft o con altri giochi che magari proporremo più avanti. Questa versione che sto per giocare di Resident Evil 2 è la versione con Leon. Infatti, sono state fatte due versioni di Resident Evil 2, la versione di Claire e la versione di Leon. Non dovrebbe cambiare molto, penso. Io, per fatti miei, sto portando avanti quando non ho tempo, cioè quando ho tempo e non ho niente da fare, gioco con la versione di Claire. Allora, la storia è sempre colpa delle Umbrella, in poche parole. C'è sempre l'Umbrella Incorporation per mezzo. Nel primo capitolo, infatti, abbiamo che, come stiamo vedendo dalle scene, Chris Redfield e Jill Valentine vanno. Sì, come dicevo io, infatti. Chris, dobbiamo dire che è il fratello di Claire, per chi non lo sapesse. Infatti, in questo capitolo, Claire va alla continua ricerca del fratello. Allora, cominciamo subito. Un po'. Allora, questo qua, cioè, questo errore è un errore del plugin video. Però ho visto già che quando si gioca, questo errore non, cioè, si risolve, non ci sarà. Un po' il nostro bellissimo Leon, dei poligoni stupendi proprio, come si vede la differenza tra le vecchie generazioni e le nuove. Se non ricordo male, Leon deve essere il suo primo giorno da poliziotto. Questa è proprio sfiga, si dice sfiga. Intanto pure l'audio salta. Leon? Secondo me è meglio che ti giri. È meglio che ti giri. E non zombie, anzi tre zombie. Quattro. Cinque. Sei, sono io, quelli sono sei, dai. Comunque a terra gli sto per mordere il piede. Forza, Leon, forza. Non ti lodare che se non gli spari in testa non fai niente. Stai spiegando caricatori però, dai. Wait, don't shoot. Il primo headshot di Leon. E questa è la nostra Claire. Head to the police, station. It'll be a lot safer. Ho letto che bisogna settare meglio l'audio per Resident Evil 2, perché ci sono problemi non con il video. Non ci sono dei problemi con il video, ma con l'audio che crea problemi. Più volte si potrebbe buggare. Con calma metteremo su un bel emulatore. Che cosa vuoi, non c'è un'apocalisse zombie, non puoi pretendere che la radio funzioni. L'avevo detto, ha una sorta mega galattica sto ragazzo. Che drift che ti fa lì, mamma mia. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take you don't see. Ci sta sempre questi pesci.
perché non guardate mai sui sedili posteriori di quando salite su una macchina? Perché? Bam. Brutta morte. Cioè, era morto, okay. Più altro. Still in one piece. È poco se non esce da quella macchina. Forza, forza, andiamo nel livello di azione. Dai, dai, voglio sparare qualche zombie. Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Eccoci qui, ragazzi. Allora, cominciamo con lo scansare. Ci sono proprio incontro, ci sono andato. Vai, vai via, vai via. Qui si vede la mia qua. C'è tre proprio. Un appresso all'altro mi hanno morso. Forza, scansiamo di brutto. Dai, 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 dai. Vediamoci. No, di qua no. Vai, 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 vai. Slalom in mezzo ai due, ci la fa e si butta nella porta. Mamma mia. Ok. Vediamo un po'. Freeze. No, chi si muove? Who are you? What are you doing? Ecco, qui già vediamo la differenza tra la versione di Claire e la versione di Leon. Infatti qui, nella versione di Claire, questo non aveva un fucilozzo in mano, ma una bellissima balestra, direi. What's going on in this town? Hold on. Bravo, chiudi la porta. Bravo. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Sì. Guarda, tu però mi devi spiegare una cosa, eh? Tu hai un negozio di armi. Perché in un apocalisse zombie il tuo negozio è vuoto, non hai nulla. No. Te c'è morto con un fucile in mano. A me quel fucile lo voglio. Quel fucile lo voglio. Ci mettiamo con una calma. Va. Dai che ci muori, dai che ci muori. 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 Io non è una mia di merda, non riesco a spararli in testa, no? So, sento che sono dentro, poco dovrò ricaricare. Proprio la ciotta. Tutti morti, no? Questo è ancora vivo. Pam. Morta lui. No! Maledizione! Ci devi finire, sto bastardo. Questo ancora vivo. E ci muori. Ha smesso di respirare. E mi prendi il suo fucile. Sì che vuoi il suo fucile, dammi il suo bel fucile. Però di qua avevo visto già delle belle munizioni. Sì che voglio proiettili. Allora, meglio. Ma non voglio guardarle. Non voglio guardarle. Voglio combinarle. Ecco. Allora, quando possibile è meglio evitare lo scontro con questi maledettissimi zombie. Andiamo, andiamo. Ah, fregato. Allora, cosa ci sta? Prendere i proiettili, certo voglio i proiettili, dammi i miei proiettili. Che di qua mi pigano, non posso sfuggire. Oh, già sono qui, già sono qui, già sono qui. Arretra, arretra, oh, arretra. Non li vedo. Se vado qua questo mi morde. Aspetta, 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 vai un po' avanti. Ecco qua. Non farti mordere. Morto quello? Sì, sto sprecando pure le munizioni. Oddio. Muori? E mo ci sta quello là qua dentro. No, è ancora più addirittura quello. Girati.
questo è morto. Questo qua te l'ho. Ok. Stiamo sprecando troppe munizioni però, eh? Troppe munizioni. Dobbiamo cercare di evitarle quanto possibile. Il più possibile. E dobbiamo raggiungere come obiettivo la centrale di polizia che a detta di Leon è il posto più sicuro. Ok, cerchiamo di non spararle questi qua. Ma questa mi ha vomitato addosso! Oh! Tieni due frutti corporei per te. Si è pure acciaccato lì. Mannaia. Mannaia, dobbiamo stare con Leon acciaccato per tutto il tempo. Era un po' di vomito addosso e tre morsi all'inizio. Sì, diciamo che la partenza non è stata proprio delle migliori, eh. Scansa. Vai. La partenza non è stata delle migliori, potevamo andare meglio. Ma poi la partenza, tre zombie, uno dopo l'altro. Proiettili. Essendo anche dei fottutissimi zombie che si muovono. Oh, è un'altra di quelle. Qua. Muori? Morta? Sì, è morta. Va. Vai che sta a terra, passaci su, ma che sta. Bravo. Fuggi. Cerchiamo di trovare un'erba verde, uno spray medico al più presto. Non sono manco sceso, tu già stai qua. Slalom. Lievita. No. Lievita, proprio la grande. Mamma mia. Di qua. Vai, evita la grande anche lui, evita la grande. Oh, ce ne sono due. Non me l'aspettavo, devo dire la verità, non me l'aspettavo. Ecco la famosissima centrale di polizia, posto più sicuro al mondo. Eccoci qua. Non ci vedo manco un poliziotto però, eh. Porta. Bloccata elettronicamente, va bene. Un'altra porta. Qui si può entrare. Chi è? Oh man. Who are you? Leon. Oh, you must be the new guy. Mi sanno tutti. Leon. L'ho sfigato, sì. It looks like your party has been canceled. Mi hanno fatto quella festa, che annaia. About 2 months ago, there was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Sì. Chris and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. Dici qualcosa che non sappiamo. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Ma dico io, pochi zombie sono comparsi poco fa, no? Don't worry about sono scomparsi tutta la popolazione scomparsa. Rescue the survivors in the other rooms. Ah, che ci siamo superstiti? Here. Davvero. Take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Ci sono superstiti. E ci dobbiamo credere. Just go. Tranquillo. Fine. Keep going. I'm coming back for you. Just hold on. Non puntarmi una pistola alla testa come se non fosse nulla, eh. Calmati. E sei chiuso dentro. Furbi, ragazzi. Vediamo un po' di qua. C'è il computer. In cui sicuramente mette la scheda elettronica, 30 proiettili, là c'è la cosa per scrivere, la macchina da scrivere. Puoi usare il computer? Sì, che puoi usare il computer. Porte bloccate. Posso usare? Sì. Sì, puoi usare la scheda blu. Ah, c'è una porta pure lì. E questa qua, quella era bloccata di prima.
perfetto. Ora direi di prendere il nastro e di salvare. Con questo possiamo dire che la prima puntata di Resident Evil 2 termina qui, anche se con non un inizio brillante, ce la siamo cavata, miglioreremo col tempo e ci vediamo alla prossima puntata con culo. Ciao!